Stasera il super derby contro il Foggia, fischio d'inizio previsto alle ore 20.45 allo Zaccheria, domenica a partire dalle ore 15 al Monterisi contro il Crotone. Si completa così il trittico in una sola settimana del Cerignola, aperto dal successo in rimonta di sabato scorso in casa contro il Picerno. Testa solo ai rossoneri, ha ordinato in conferenza stampa Giuseppe Raffaele, voglia di togliersi un'altra grande soddisfazione in un primo segmento di stagione sin qui da incorniciare. Andremo ad affrontare questa partita scegliendo anche quello che riterrò un 11 migliore, pensando soltanto alla partita, perché poi ne abbiamo un'altra fra, diciamo, in brevissimo tempo, però devo pensare soltanto a preparare bene questa partita e affidarmi a chi mi dà le garanzie per andare al 100% in campo. Abbiamo qualche problema che deriva dall'ultima partita, quindi devo sciogliere ancora qualche dubbio. L'allenatore Giuseppe Raffaele è forse il segreto principale dell'ottimo campionato del Cerignola. Non ha al momento un allenatore invece il Foggia, dopo le dimissioni di Ezio Lino Capuano e il no di Massimo Brambilla ad un eventuale matrimonio bis. Dirigerà dalla panchina i rossoneri Cosimo Zangla, già vice di Capuano. Io credo che avranno tutta la voglia per cercare di fare il massimo, e quindi sarà una partita ancora più difficile sotto questo aspetto, anche perché non abbiamo riferimenti, diciamo, tattici su quello che possono fare. Abbiamo provato, ripeto, un paio di situazioni su quello che possono fare loro, ma in brevissimo tempo, perché capisci che giocando giovedì è più difficile sviluppare determinate cose anche per un carico che abbiamo avuto noi derivante dall'ultima partita. Però abbiamo attenzionato 3-4 situazioni che io ritengo che loro hanno le cose da fare, e ci siamo concentrati molto su quello che dobbiamo fare noi. Raffaele, alla guida del Cerignola, ha già vinto nella passata stagione lo Zaccheria, storia quella del 21 aprile che lanciò gli Ofantini verso i playoff. Questa volta si presenta a Foggia con una classifica molto bella. La sua squadra era seconda sino a ieri sera, prima del successo dell'Avellino a Trapani. Qui ancora siamo agli albori del campionato, perché c'è tanta strada da percorrere. In questo momento la classifica, ripeto, sì, è importante perché sono passate già 11 giornate, però c'è moltissima strada da fare, e per confermarsi noi dobbiamo continuare con prestazioni e risultati, quindi non possiamo stare adesso a pensare alla classifica, come dico sempre, ma bisogna macinare sempre mentalmente soprattutto determinate prestazioni, e per farlo ci vuole una continuità da parte di tutti gli effettivi. Formazione dettata da un moderato turnover? Probabile. Scalpitano per una maglia da titolare Martinelli, Tascone e Paolucci. Out oltre al lungo De Gente Cuppone, solo Coccia. Rosso si trasferisce sul settore destro. Tentardini opererà sulla corsia apposta davanti, uno tra Iallo e Ruggero, al fianco di Bomber Salvemini.